Sapete qual è la differenza tra un compro-oro e un bancometalli? È molto semplice. Io, che sono un compro-oro, gioielleria compro-oro, commercio oro e argento usato con i privati e basta. Il bancometalli, oltre a poter commerciare con i privati, commercia soprattutto con gli specialisti del settore, quindi può anche vendere all'ingrosso. In più, il bancometalli è l'unico autorizzato alla fusione. Quindi l'oro che riceve o l'argento che riceve lo può fondere e può realizzare oro barra argento da investimento sotto forma di lingotti o di monete, cosa che invece i compro-oro normali non possono fare. Quindi se io volessi vendere un lingotto d'oro a un mio cliente privato non posso crearlo da solo, ma devo affidarmi per forza a un bancometalli e fare da intermediario. Queste sono le differenze, diciamo, principali tra un compro-oro e un bancometalli.